Sono Luisa Betti Dacli, sono una giornalista esperta di diritti umani e dirigo Donne per Diritti Network, che è un web journal che trovate su donneperdiritti.com. Cosa fai cercando una giornalista e una notizia per renderla cattivante della tua rete? Assolutamente nulla. Per quanto riguarda anzi la violenza sulle donne, io mi occupo di formazione dei giornalisti e quello che bisogna evitare è proprio che la notizia sia accattivante. Quello che noi cerchiamo di fare è appunto una formazione, cioè dare degli strumenti per raccontare il fatto di cronaca senza prescindere però da quello che è il fenomeno. Che è un fenomeno endemico che nel mondo interessa più di 1 miliardo di donne e ragazze e che non va assolutamente raccontato in maniera così, diciamo, da romanzetto o da fiction, perché è una realtà che ci riguarda tutti e quindi bisogna assolutamente attenersi a quello che è il fatto e andare a indagare se in quella circostanza, che può essere un femminicidio per esempio, ci fossero all'interno di quella famiglia delle dinamiche di violenza e quindi se dentro quel contesto c'era un contesto di maltrattamento, perché di solito è così. Quando c'è un femminicidio, per esempio come quello, ne so, di Sassuolo, di Cura di Vetralla, che sono recenti, c'è sempre un contesto di maltrattamenti, cosa che invece per esempio i giornalisti non fanno perché non sono preparati e quindi parlano di lite, parlano di gelosia, parlano di raptus, mentre invece le parole giuste sono violenza, maltrattamenti e femminicidio, non certo omicidio. Come può un giornalista cercare di aiutare in questi casi, persone che sono state colpite da questa cosa? Nello specifico quello che posso dire faccio io è prima di tutto le inchieste. Le inchieste significa andare in profondità e vedere quello che succede. Riportare fedelmente e quando vai appunto a scrutare poi quali sono i meccanismi, io parlavo prima per esempio del discorso giudiziario della vittimizzazione secondaria nei tribunali. Noi adesso abbiamo fatto un'inchiesta come Donne per Diritti Network, che è appunto il web journal che dirigo, che si chiama Crimini Invisibili, e siamo andate a indagare proprio perché e come le donne accompagnate da minori che denunciano violenza non sono credute, ma anzi sono rivittimizzate dagli stessi tribunali, quindi da giudici, da assistenti sociali, da psicologi che fanno consulenze tecniche d'ufficio, vengono responsabilizzate della violenza che hanno denunciato, il marito offender viene assolutamente assolto, idealmente neanche insomma indagato, e gli vengono tolti i figli, cioè fanno decadere alla donna la responsabilità genitoriale, nominano un curatore e portano i bambini, prelevandoli anche con le forze dell'ordine in maniera violenta, dalla casa e dalla scuola. Noi abbiamo fatto questa inchiesta proprio, è uscita il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e andrà avanti fino a marzo, quindi non perdiamo di vista il focus, e queste denunce servono moltissimo. Servono perché ovviamente quando tu fai vedere delle cose che appunto non tutti vedono, devo dire che condizioni non poco, e quindi insomma delle cose poi si muovono. E ha mai fatto paura, spaventato l'idea di magari essere accusata di una persona per aiutare le donne con problemi del genere? Sì, io sono stata minacciata di morte. Sono stata minacciata di morte diversi anni fa. E proprio perché mi occupavo di queste questioni, cioè di donne che subivano violenza e di affidi coatti, e quindi non solo non veniva riconosciuta questa violenza, ma i bambini, come dicevo prima, venivano prelevati, eccetera. Siccome dietro tutta questa storia
che non si legge spesso nei grandi giornali, perché è una storia scomoda, dove appunto minori vengono, come dicevo prima, prelevati anche in maniera violenta da 10 poliziotti che prelevano un bambino di 7 anni come se fosse Totò Riina. Io sono stata minacciata di morte, quindi dovevo smettere di fare questa cosa. E io non ho smesso, non solo, ma siccome altre persone erano state minacciate in quel periodo, c'era una legge in discussione al Senato e la Presidente della Commissione Giustizia del Senato era stata minacciata anche lei con la sua portavoce, eccetera, e questa era una procuratrice, e abbiamo messo insieme un fascicolo delle persone interessate e abbiamo denunciato tutti, e quindi hanno smesso. Che consigli ha da dare magari a un futuro giornalista come noi, il nostro audio? Allora, oggi fare i giornalisti è estremamente difficile, è un mestiere difficile e devi avere moltissima volontà, come in tutte le cose, però insomma ti devi preparare a un ambiente difficile, un ambiente dove i veri giornalisti sono veramente pochi, perché la maggior parte si adatta, perché i giornalisti in Italia, diciamo, quelli che vanno più avanti sono quelli che si occupano di politica. Non è come, non so, il giornalismo anglosassone, dove chi si occupa, il vero giornalista è quello che si occupa di esteri, no? O comunque il giornalista d'inchiesta che va a indagare. Qua è molto legato al mondo politico e infatti spesso i giornalisti che fanno carriera sono quelli che si occupano di interni. C'è un sistema che sinceramente non mi piace, non è nelle mie corde, però insomma vi stimolo a trovare soprattutto un ambito in cui voi volete specializzarvi, di trovare quello che voi volete fare veramente. Cioè, è vero che il giornalista deve saper far tutto, però è anche vero che i giornalisti sono estremamente ignoranti e quindi molte volte trattano appunto gli argomenti in maniera anche inadeguata e non vanno dietro, mentre invece andare dietro, il vero giornalista va dietro, va a scavare anche se è minacciato.